Gentili ascoltatori, buonasera in studio Massimo Bonella a Radio Science TV di Treviso per il notiziario Istria, oggi in collaborazione, lo ricordo, con Unione Italiana di Fiume. In primo piano si è tenuta a Basovizza domenica 10 settembre 2017 la tradizionale cerimonia commemorativa in ricordo di quattro antifascisti sloveni fucidati il 6 settembre 1930 dopo essere stati processati dal Tribunale Speciale di Trieste con l'accusa di terrorismo. Alla cerimonia, particolarmente sentita per la comunità nazionale slovena in Italia, hanno preso parte numerose autorità, tra cui il Presidente della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana, Maurizio Tremul, invitato dagli organizzatori quale relatore di parte italiana. Nel suo discorso, il Presidente Tremul ha sottolineato l'importanza dei valori prettamente europei come la libertà e la democrazia, condannando con fermezza tutti gli eccidi e le atrocità commesse dai grandi totalitarismi del XX secolo, fascismo, nazismo e comunismo. Durante l'intervento, il presidente della giunta esecutiva non ha mancato di ricordare le sofferenze del popolo italiano in Istria, Fiume, Dalmazia, durante il regime jugoslavo, che congiuntamente a quelle slovene e croate in epoca fascista hanno segnato uno dei capitoli più cupi delle recenti storie europee, auspicando il proseguimento del percorso di riconciliazione e di pacificazione, nonché la possibilità e la volontà di lavorare assieme per l'affermazione della comune casa europea, l'Europa dei popoli. Nonostante il maltempo, sono state numerose le persone e le istituzioni che hanno partecipato alla manifestazione, tra cui una rappresentanza del governo sloveno, le due massime organizzazioni della minoranza slovena in Italia, nonché altre associazioni di combattenti e partigiani provenienti sia dall'Istria sia dalla Slovenia. Ed ora veniamo alle altre notizie relative sempre all'Istria, alla vicina regione dell'Istria, notiziario di Radio Science in collaborazione con Unione Italiana di Fiume. Si svolgerà a fine mese, dal 21 al 24 settembre, nella cittadina medievale di Gresignana, la 24esima edizione dell'Ex Tempore, competizione internazionale di pittura organizzata dall'Unione Italiana, dall'Università Popolare di Trieste, dalla città e dalla comunità di Gresignana, in cui gli artisti si confronteranno con tecnica libera sui temi Gresignana e paesaggio istriano. I partecipanti potranno timbrare fino a due supporti di dimensioni massime 100x200 centimetri nei giorni di giovedì 21 e venerdì 22 settembre a Gresignana, presso la loggia nella sede dell'Unione Italiana di Fiume e di Capodistria e all'Università Popolare di Trieste. I lavori saranno esposti domenica 24 settembre lungo le vie del Borgo dalle ore 10 alle ore 18 e saranno valutati da una giuria internazionale che assegnerà i premi in palio, primo, secondo, terzo e premio città di Grosignana. Verrà inoltre assegnato un premio dagli artisti partecipanti che saranno chiamati quest'anno ad esprimere la loro preferenza per un lavoro dei colleghi. Pirano. Oltre ai rematori della comunità degli italiani Fulvio Tomizza di Umago e di Salvore, quest'anno anche la comunità degli italiani Giuseppe Tartini di Pirano, rappresentata dal gruppo Voga Veneta Pirano, ha partecipato alla tradizionale sfilata della regata storica sul Canal Grande a Venezia. Quella di Pirano è una comunità molto attiva non solo sul piano sportivo, ma anche nell'organizzazione di eventi culturali. Giovedì scorso è stata inaugurata in Casa Tartini la mostra collettiva Linea Forma Colore, che ha presentato al pubblico la creatività dei gruppi artistici del Sodalizio, il corso di disegno diretto da Miriam Elettra Vaccari, il gruppo design moda diretto da Scilla Gortan, il corso di ceramica diretto da Apollonia Krajaic e il gruppo di pittura diretto da Liliana Stipanov.
La serata è stata presentata dalla presidente Manuela Roic e dalla coordinatrice dei programmi culturali Fulvia Zudic, presente anche il presidente della giunta esecutiva Maurizio Tremu, il quale ha tessuto un elogio della ricca attività culturale della comunità degli italiani, assicurando anche in futuro il sostegno dell'Unione Italiana. La comunità pubblica regolarmente il trillo bimestrale di storia e cultura locale, scaricato gratuitamente dal sito internet della comunità degli italiani. Buie Venezia è stata presentata venerdì scorso a Venezia la pubblicazione degli atti del convegno Buie Venezia 1412-1797 sul tema dei rapporti tra città istriana e Repubblica Serenissima, svoltosi a Buie in occasione del 600° anniversario della dedizione della città della Repubblica Lagunare e del 70° della fondazione della locale comunità degli italiani. Il volume è stato presentato dal critico d'arte Marino Baldini, che contestualmente ha inaugurato la mostra Vibrazioni d'autunno dell'artista istriano Claudio Ugussi. Numerose le autorità intervenute all'importante appuntamento, tra cui segnaliamo la presenza dell'onorevole Furio Radin, presidente dell'Unione Italiana e vicepresidente del Sabor croato, Roberto Ciambetti, presidente del Consiglio della Regione Veneto, Giuseppe Raico, vicepresidente della Regione Istriana, Fabrizio Visintin, sindaco di Buie, Jessica Acquavita, vice sindaco di Buie, Rino Dunis, presidente del Consiglio Municipale di Buie, Claudio Ugussi, artista, pittore, scrittore, autore della prefazione degli atti, e Franco Crevatin, professore universitario, Dolores Barnaba, presidente della giunta esecutiva della Comunità degli Italiani di Buie, Erika Barnaba, segretaria della Comunità degli Italiani, e Eneda Sancizio Pilato, presidente della Comunità Italiana di Visinada. La serata è stata inaugurata dal coro misto della locale Comunità degli Italiani, diretto egregiamente dal maestro Maurizio Lopinto. Fiume, dramma italiano, presentata la nuova stagione. Intervistata da Voce del Popolo, la direttrice del dramma italiano, Rosanna Bubola, ha presentato la nuova stagione della compagnia per il 2017-2018. Si inizierà con una rappresentazione in dialetto istroveneto alla fine di settembre, dal titolo La rappresentazione dell'Amleto nel villaggio di Merlusca, scusate, di Merduscia, dell'autore da poco scomparso Ivo Bresan. Alla fine di novembre, in programma una commedia di uno dei massimi drammaturghi italiani contemporanei, Mario Fratti, Sei donne appassionate, per la regia di Vincenzo Manna. Con questa notizia è tutto per quanto riguarda il notiziario Istria Oggi, diffuso da Radio Saius TV di Treviso. In studio Massimo Bonella, che vi ringrazia per la vostra cortese attenzione e vi dà appuntamento naturalmente con tutte le repliche ogni giorno alle 19:45, la prossima edizione mercoledì successivo, sempre a questo orario. Buonasera.